Salve a tutti. Oggi recitiamo l'ora media del lunedì, terza settimana. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'ora nona ci chiama alla lode di Dio. Adoriamo cantando l'uno e trino Signore. San Pietro, che in quest'ora salì al Tempio a pregare, rafforzi i nostri passi sulla via della fede. Uniamoci agli Apostoli nella lode perenne e camminiamo insieme sulle orme di Cristo. Ascolta, Padre Altissimo, Tu che regni in eterno con il Figlio e lo Spirito nei secoli dei secoli. Amen. Io cerco Te, Signore, la Tua parola è la mia vita. La Tua parola, Signore, è stabile come il cielo. La Tua fedeltà dura per ogni rigenerazione. Hai fondato la terra ed essa è salda. Per Tuo decreto tutto sussiste fino ad oggi, perché ogni cosa è al Tuo servizio. Se la Tua legge non fosse la mia gioia, sarei perito nella mia miseria. Mai dimenticherò i tuoi precetti, per essi mi fai vivere. Io sono tuo, salvami, perché ho cercato il tuo volere. Gli empi mi insidiano per rovinarmi, ma io medito i tuoi insegnamenti. Di ogni cosa perfetta ho visto il limite, ma la tua legge non ha confini. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Io cerco Te, Signore, la Tua parola è la mia vita. Dalla giovinezza sei Tu la mia fiducia, o Signore. In Te mi rifugio, Signore, che io non resti confuso in eterno. Liberami, difendimi per la Tua giustizia, porgimi ascolto e salvami. Sì, per me rupe di difesa, baluardo inaccessibile, poiché tu sei il mio rifugio e mia fortezza. Mio Dio, salvami dalle mani dell'empio, dalle mani dell'iniquo e dell'oppressore. Sei tu, Signore, la mia speranza, la mia fiducia, fin dalla mia giovinezza. Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno, dal seno di mia madre tu sei il mio sostegno. A te la mia lode senza fine. Sono parso a molti quasi un prodigio, eri tu il mio rifugio sicuro. Della tua lode è piena la mia bocca, della tua gloria tutto il giorno. Non mi respingere nel tempo della vecchiaia, non abbandonarmi quando declinano le mie forze. Contro di me parlano i miei nemici, coloro che mi spiano congiurano insieme. Dio lo ha abbandonato, inseguitelo, prendetelo, perché non ha chi lo liberi. Oh Dio, non stare lontano, Dio mio, vieni presto ad aiutarmi. Siano confusi e annientati quanti mi accusano, siano coperti di infamia e di vergogna quanti cercano la mia sventura. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dalla giovinezza sei tu la mia fiducia, o Signore. Anche nella vecchiaia non abbandonarmi, o Dio. Io invece non cesso di sperare, moltiplicherò le tue lodi. La mia bocca annunzierà la tua giustizia, sempre proclamerà la tua salvezza, che non so misurare. Dirò le meraviglie del Signore, ricorderò che Tu solo sei giusto. Tu mi hai istruito, oh Dio, fin dalla giovinezza, e ancora oggi proclamo i Tuoi prodigi. E ora nella vecchiaia e nella canizie, Dio, non abbandonarmi, finché io annunzi la Tua potenza a tutte le generazioni, le Tue meraviglie. La Tua giustizia, Dio, è alta come il cielo. Tu hai fatto cose grandi. Chi è come te, oh Dio? Mi hai fatto provare molte angosce e sventure,
mi darai ancora vita, mi farai risalire dagli abissi della terra. Accrescerai la mia grandezza e tornerai a consolarmi. Allora ti renderò grazie sull'arpa. Per la tua fedeltà, oh mio Dio, ti canterò sulla cetra, oh Santo di Israele. Cantando le tue lodi esulteranno le mie labbra e la mia vita che tu hai riscattato. Anche la mia lingua tutto il giorno proclamerà la tua giustizia, quando saranno confusi e umiliati quelli che cercano la mia rovina. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Anche nella vecchiaia non abbandonarmi, oh Dio. Voi un tempo eravate stranieri e nemici, con la mente intenta alle opere cattive che facevate, ma ora Dio vi ha riconciliati per mezzo della morte del corpo di carne del Cristo, per presentarvi santi, immacolati e irreprensibili al suo cospetto. Inneggiate al Signore i suoi fedeli. Ricordate il suo santo nome. O Dio, che ci chiami a celebrare la tua lode nell'ora stessa in cui gli apostoli salivano al Tempio, accogli la nostra preghiera nel nome del tuo Figlio e dona la tua salvezza a coloro che lo invocano. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Bene amici, ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti.